Allora, grazie della parola. Ho letto questa, con attenzione questa mozione che riguarda un ambito che mi è particolarmente caro. La cosa che non riesco poi però a comprendere è come sia possibile appellarsi a questi principi generali che sicuramente tutti condividiamo e poi nel frattempo aver votato, e sono proprio gli stessi estensori della mozione, sia la deroga al piano territoriale di Cetara, che consente addirittura di costruire in una zona a rischio idrogeologico 43.000 metri cubi di nuove edificazioni, e di aver votato questa norma, che va proprio contro quello che loro hanno scritto adesso, e anche nell'ultimo bilancio aver votato la proroga di un anno ancora agli strumenti urbanistici, quelli che di fatto potrebbero essere quella sentinella sul territorio che invece si apre sempre a tante deroghe. Quindi prendo per buona questa presa di posizione, che evidentemente è un pentimento rispetto a quello che si è fatto fino adesso, e credo, li osserverò adesso che si andrà a votare la legge, quella sulla modifica della legge 16 urbanistica, che pur dalle associazioni viene considerata una legge mangia suolo e non sicuramente che preserva i nostri territori. Il mio voto è astensione perché, le ripeto, la prendo come un pentimento, però mi farebbe piacere che le posizioni raccontate poi siano le stesse di quando si vota. La coerenza è dovuta nei confronti dei cittadini che ci hanno votato e che non possiamo prendere in giro facendo appelli ai massimi sistemi e poi, quando si tratta di andare nel concreto, votare il contrario. Grazie.